Canau. Buonasera a tutti. L'Efficio Canau eh, finisce l'attività aeronautica con Alitalia, va in pensione e ha iniziato l'attività con eh, un servizio eh, presso l'Albania, ha fatto circa quattro anni per fare assistenza, un volontariato del tutto personale, esclusivo, dettato soltanto da un sentimento ricco di dedicarsi al prossimo. Dopo di questo sono rientrato da Alghiera in pensione e ho iniziato con Caritas, adducendo però questo periodo, un periodo transitorio poiché l'attività svolta in esso, quindi presso la Caritas, la ritenevo ancora insufficiente, secondo la mia opinione personale. Forse eccessiva, ma forse mirata secondo me. Per cui niente. Ho deciso in seguito di iniziare questa attività per dare migliore e più assistenza qualificante per, dedicata alle famiglie in difficoltà. Tutto ciò è iniziato ovviamente non tutto così come si vede adesso, per quanto non ci sia niente di, di eccezionale, però gratifica una qualità di servizio molto più omogenea da così come ho iniziato, perché io ho iniziato con una panda, la panda rossa, e quindi sempre con lo stesso sistema di raccolta di errante e poi avere un elenco di persone da seguire e quindi fare interventi più, più o meno eh, possibili, poiché non sempre mi sono dedicato a raccogliere soltanto frutta, verdura, carne, pesce e quant'altro, ma quindi c'era quello che aveva bisogno di un'assistenza più oppure un indirizzo a che cose e a chi dedicare. Eh, il momento di assistenza. Hai iniziato portando a casa delle persone? Sì, perché... esatto, sì, sì. poiché non avevo altrimenti come fare, per cui mi avvicinavo sotto con la macchina, sempre anonima, perché ovviamente eh, è un fenomeno di privacy e poi bisogna essere molto delicati su questo argomento: perché quando uno arriva a una condizione di radicale necessità, non, spesso, non sempre si trovano le persone che vogliono aiutarti. Per cui quando le si intercettano con tanto garbo, è, al di là di quello che si chiama oggi spirito e servizio, ma è molto, è molto di più, è un modo di ascoltare queste persone e lo si legge nel volto qual è la vera e grande difficoltà, al di là del fatto che spesso non è solo una questione alimentare, è quello di poter essere ascoltati da qualche d'uno, che ti porge l'orecchio e ti fa capire la vera realtà del suo momento che non è solo fatto di alimenti per cui ti ha mai creato qualche momento di imbarazzo quando ti sei presentato qualche famiglia con Beh, un po di un po di scetticismo qualche volta perché dire come mai questo signore si sta preoccupando in questa maniera ma mi sono sempre reso conto che eh, forse lo posso aver pensato ho anche voluto anch'io questo momento di disagio e quindi riesco a, al momento, non è per, come si dice, per... Um, non voglio vantarmi di niente, ma certo che chi ha vissuto momenti di disagio sa essere quanto mai interprete di questo principio e sa a un certo punto prendere a braccetto le situazioni e con lo stesso garbo e con la stessa delicatezza accompagnarle e portarle avanti, per fare capire che non è solo e che eh, può affidarsi anche alla, alla sua persona. Quando le è venuta l'idea di fondare questa associazione? Mi descriva esattamente come si sentiva quel giorno, cosa provava nel mettere queste idee in pratica. Ma io credo che questo è un, è un fenomeno che si, si manifesta attraverso gli anni di esperienza di quello che si riesce a riscontrare, di quello che gli viene più facile, ma non si parla tanto quanto di intuito quanto per essere corrispondenze nelle fasi della difficoltà delle altre. Spesso si ascoltano queste situazioni c'è qualcosina dentro che, che trasforma quella parte del quotidiano, non di indifferenza, forse un po' di inquietudine che ti fa, eh, ti fa sviluppare questo, possiamo chiamarlo sentimento, possiamo dargli un nome qualunque, ma il significato certo è quello di ascoltare il prossimo e di condividere appieno. La, la, la radicalità del suo problema e renderti partecipe e quindi portarlo se è possibile a risolverlo quantomeno a portarlo avanti dove vive attualmente ad Alghero Stati vivo ad Alghero sì in questo momento vive in campagna è davvero, è davvero il suo posto Alghero sì. beh avrei bisogno di diverse cose a proposito di Alghero certo è una, è una città che potrebbe dare molto di più ciononostante trovo tante persone generose a volte quasi inconsapevolmente mi rendo conto che le ho talmente vicino a me queste persone così generose che... però ciononostante trovo ancora tanta eh, come si dice non indifferenza perché è una parola molto brutta la, 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 non, la, non riesco molto a condividerla quanto il fatto che vorrei essere più condivisibile con questa situazione e molti non lo sono, forse scetticismo, forse esperienze pregresse che lo hanno indotto ad essere tali, ma non voglio discutere su questo, preferisco cercare sempre la parte migliore di ognuno di noi. Che cos'è che fa casa secondo lei? Casa fa anche, lo dicevamo anche prima con i miei compagni di lavoro qui, casa fa un rapporto sereno dettato, legittimato da uno, spu, da uno spirito di servizio simile e condivisibile sembrano parole grandi ma sono di una semplicità estrema quando io parlo con i miei compagni volontari sono certo di carpire in loro lo stesso sentimento pensa di essere una bella persona io sono pieno di difetti Oh camicia. quando non riesco a raggiungere i miei obiettivi giornalieri è lì viene fuori inquietudini e spesso trovo, siccome non ci vuole un carnet di assegni, ma ci vuole tanta eh, voglia di parlare con lui, col Padre Eterno e dire Signore, non so se ti sei distratto, potrà, potrà sembrare blasfemo questa espressione, ma io oggi alle 13.30 devo aprire la mia associazione e devo nutrire questa gente, per cui ti prego di dare un'occhiata anche a noi. Che persona è il suo migliore amico? Ma l'uomo più comune, l'uomo della strada, l'uomo che ti guarda in faccia e forse cerca lui l'amicizia da me, che non io da lui, e quindi è un rapporto molto reciproco con chiunque, e chiunque può essere tuo amico. Qual è il suo sogno da bambino? Eh, che Probabilmente fare quello che ho fatto, io ho fatto il tecnico aeronautico per, per tanti anni, ho eh, varie esperienze prima con eh, aeronautica militare, poi con eh, Meridiana. E poi atti all'Italia sono stato una persona fortunata eh, che mi ha permesso di dirigere quanto di meglio la mia voglia di fare ed è stato sono stato veramente interprete di quelli che sono stati i privilegi delle scuole che ho fatto, di tutto dei eh, miei disegni veramente li ho appagati. Per cui sono soddisfatto della mia vita lavorativa. Cosa ama fare di più di ogni altra cosa? Ma quello che faccio è di fare buon servizio. Io devo vedere, devo nutrire quella soddisfazione nel vedere le persone che se ne vanno a casa serene e deve portare qualcosa per portare i loro figli. Quanto spesso ride Fisio? Sempre, ma sempre. Ci spariamo delle risate con le nostre colleghe perché ognuno ha la sua simpatia a suo modo. Dalla persona più giovane alla persona meno giovane. Per cui amo stare con loro. E ci facciamo delle grasse risate quando è necessario. Che cosa la fa sorridere? Ma anche il buon tempone, certi atteggiamenti, certi comportamenti, ma sempre soriani, sempre gradevoli. Non mi piacciono le, le, le... la difficoltà, va snellita, va smussata, va eh, rinverdita ogni volta. Dobbiamo trovare noi quel sentimento profondo che ci arricchisce e ci fa capire che cos'è la bellezza della vita. La vita per noi è un dono e ci deve gratificare ogni momento. Quindi quando trovi delle persone gradevoli ti fa piacere stare con loro. E questa è gioia, per me è gioia. Secondo lei abbiamo un po' perso il senso della gratitudine? Allora, gratitudine, quando qualche persona mi abbandona da questo, da questo servizio vuol dire che ha raggiunto una situazione migliore spesso se ne vanno neanche senza salutare. Se questo significa gratitudine, io sono già grato a loro che mi hanno permesso di servirli. Chi è il suo peggior nemico? Eh, una persona ostile, sgradevole, sgarbata, eh, che ti snobba, che usa quel tono, come si dice, di indifferenza, come si dice in francese, ma di tutt'altra pasta. Pensa di essere forte? Che cos'è la forza? La forza è quella che mi deve portare dall'inizio alla fine della giornata, di fare buon servizio. La forza è l'energia vitale che serve ad accompagnarmi tutta la giornata anche nei momenti quando non ce la fai, quando stai scaricando casse, quando ti trovi in una campagna che devi raccogliere le verdure. Ma dice ma perché secondo lei uno parla di un significato solo della cosa? Perché l'altruismo è un benessere fondamentale. Forse sarà ancora banale esprimere un concetto di questa forma, ma l'uomo deve capire che non può condividere a se stesso il beneficio della sua vita quotidiana, è un ripartirsi. Per cui eh, l'altruismo è una forma mentis che deve gratificare l'uomo, ecco dove è la gratitudine. Qual è la cosa più importante che ha fatto finora? Quella che sta in cima alla lista delle tante cose importanti che sicuramente ha fatto. Ce n'è una più importante di tutte. Qual è? Eh, vorrei dire un sacco di cose. Alcune le posso dire, altre un po' meno. Consideriamo le cose più importanti, quelle che vengono fatte all'uomo, all'uomo comune, all'uomo più semplice, a quello che trovi per strada e ti guarda la speranza che tu riesca a capire attraverso il suo sguardo di cosa ha bisogno. Questa è la cosa più importante. Come la fa sentire questo? Mi fa sentire di aiuto. Qual è la cosa più stupida che ha fatto nella vita? se esiste, no, se se esiste, esiste. io cerco sempre di dare il meglio di me stesso a volte sicuramente avrei fatto degli errori, li avrò fatti ma cerco di coprirli nel, nel, non coprirli nel senso di nasconderli quanto migliorare quello che c'è di meglio in te perché come ripeto ogni occasione è buona per manifestare il meglio di se stessi cos'è che la fa piangere di gioia? un grande risultato per l'associazione quando è stata l'ultima volta che ha pianto? Il no, minuto da piangere. Eh, mi, mi è successo da poco. Cosa è successo, ci racconto? Ero in un grosso disagio. Avevo due mesi da pagare di affitto di questa associazione e non riuscivo a trovare una porta aperta. Un giorno mi si apre una porta, questa porta, e viene un signore, uno sconosciuto. Dice buongiorno, io sono Tizia Caio eh, e ho qualcosa per lei, prego mi dica. Dice ci sono questi sono i soldi per la, i due mesi di affitto che so che lei li sta cercando disperatamente. Me lo sono abbracciato. Mi è venuto a commuovere." Perché non sapevo, francamente non sapevo come fare, perché il Comune aveva eh, imbandito tutta una serie di situazioni al quale avrei dovuto accedere, però ci sarebbe voluto del tempo sicuramente. In faccia a tutto oggi siamo in attesa, dopo avermi fatto fare delle richieste specifiche, patologiali, quanto mai giuste, che poi aprono tanti orizzonti, tutte queste richieste. Quindi avrei dovuto mettermi in linea secondo eh, un credo di, di carattere regionale e quindi anche comunale in maniera tale che non vuole entrare in temi amministrativi ma eh, ci volevano delle regole fatte in un certo modo al di là del lavoro che facciamo. Ebbene questo signore, siccome parlai di sponsor attraverso una richiesta, anzi un suggerimento fatto dal, dai nostri amministratori, il quale dice ti devi cercare uno sponsor perché al di là di questo potremmo anche metterti in condizione perché quindi per forza di cose è meglio che adotti questo altro sistema beh io l'ho preso per buono tutto questo e da lì sono partito per fare appunto eh, queste interviste che ci sono state precedute prima a voi per cui questo signore praticamente no, no, eh, mi si è presentato no tutt'altro è campano Poi mi dite ma che ciazzeca questo signore ebbene ecco dove mi ha stupito <ride> per cui mi ha consegnato questi soldini e mi sono trovato meraviglioso Me la sono abbracciato, mi ha avuto da un magone qua, e ho detto, guardi, no, lei non ne ha idea che cosa mi ha, perché venivo a veder meno una situazione così eh, importante e allo stesso tempo drammatica, perché so quanta gente con la quale mi sto interfacciando ogni giorno, so attraverso questa porta quanta gente si presenta e conosco le problematiche di ognuno di loro. Ecco perché ogni sforzo non è mai vano per arrivare a un risultato. Che cosa teme di più della vita? Di non arrivare agli obiettivi previsti. Solo questo. La sua parola preferita qual è? Grazie. Qual è la cosa migliore che le potrebbe capitare ora? anche questo queste frasi eh, questa domanda può eh, frammentarsi forse potrei dirgliene solo la metà perché l'altra metà la devo tenere mai <ride> per cui il risultato più bello il risultato più bello sarebbe che questa associazione andasse in autonomia senza eh, disperarsi ogni giorno per trovare sì <ride> per trovare eh, una situazione che mi porti giorno per giorno a non preoccuparmi ad invocare la provvidenza che faccia il suo corso. Come si vede tra cinque anni? Ma spero con una sufficiente energia, andando a correre la mattina e quando iniziano ad aprire i negozi fare i miei soliti giri e migliorare e trovare sempre gente nuova qui dietro. Perché? Perché trascinare un periodo di sussistenza significa eh, demolire l'armonia dei propri sentimenti e invece no, voglio trovare gente nuova, vuole che la gente cambi, nel senso non posso avere persone che dopo 3, 4, 5 anni ce ho ancora qui e non hanno risolto i loro problemi, perché al di là di usare tutti i metodi per accompagnarli, non posso averli sempre qua, vuol dire che non sono riuscito a farti cambiare niente al di fuori di questo. Qui non si tratta soltanto di avere cibo, ma anche di trovare uno stimolo a queste persone e spero che le strutture esterne possano cambiare e che diano libero arbitrio a quelle che sono le esigenze lavorative. Ha qualche rimpianto? Rimpianti... No, ho una pessima abitudine. E forse l'educazione ma quello di cercare di fare sempre quello che mi viene meglio di fare, cioè desidero fare solo il meglio di quello che desidero fare, quindi il rimpianto è perché magari non sono riuscito ad arrivare all'obiettivo al quale di, ma non, non me ne sento di non averne raggiunti, anzi tutt'altro. Qual è la prima cosa che pensa quando si sveglia al mattino? Io metto il naso fuori dalla finestra o anche dalla porta dove abito e annuso l'aria. L'aria caratteristica già l'espressione della giornata, i profumi, gli uccellini come sentiamo adesso, e la solarità del giorno, questo mi arricchisce tantissimo. Che cosa pensa quando si addormenta, prima di addormentarsi? Una preghiera. Lei crede in Dio? Assolutamente, non potrei fare a meno senza, è la gioia più grande, è che mi dà conforto. Qual è la prima domanda che farebbe a Dio? Perché tanta ostilità. La cattiveria è superflua, è assurda e inutile. Desidero vivere in un mondo migliore. Efisio, quando ha preso la decisione più importante della sua vita? Quella più importante, ha seguito di più la ragione o il cuore? Eh, se ne prendono tante le decisioni importanti nella anche nella vita di ogni giorno. Ma solitamente si usa sempre il metodo di misurazione mutuo e reciproco, ci vuole un po' di cuore e un po' di testa, non basta o uno o l'altro. Qual è il punto più alto in cui è stato, il punto fisico, quello più vicino al cielo? Un palazzo, una Ma montagna. Ho vissuto sugli aeroplani una vita, per cui <ride> sono stato sempre vicino, il più vicino possibile al nostro Signore come mestiere, per cui. Ma ciò nonostante non c'è non bisogno di stare su un aeroplano per stare vicino a Lui, che è la più grande entità nel quale noi ci vorremmo rispecchiare. Se avesse la possibilità di cambiare una cosa nella sua vita, proprio adesso, in questo momento, che cosa cambierebbe? L'animo umano. La freddezza la cattiveria, l'intolleranza, l'incapacità di interagire con il tuo prossimo. È la parte migliore che voglio delle persone. Quella peggiore non serve a nessuno. Perché cosa si sente orgoglioso di se stesso? L'orgoglio va misurato con tanti fattori dell'uomo. L'orgoglio è un desiderio grande di condividere con il prossimo. Io mi interfaccio sempre con questo perché desidero essere sempre a misura d'uomo, non desidero altro. L'orgoglio, se quello deve essere una corsa, una corsa con gli amici, è orgoglio questo, no, è soltanto un modo goliardico di passare un'ora con gli amici, ma nulla più. Questo. Riassuma la sua vita in una frase. Volontà. Che cosa le dà più fastidio nella vita? Che qualcuno capisca diversamente quello che tu vuoi dire. È tanto facile e tanto semplice. Voglio usare delle frasi che normalmente adottano un libro che ci accompagna a me da un po' di tempo a sta parte. Prima non ero blasfemo in tutto questo, però eh, lo leggevo quando era proprio essenziale per trovare eh, dinamismo, vita, conforto. Si chiama Vangelo. Le parole sono così facili, così semplici, però così razionali e condividenti. Quindi il desiderio più è di capire ed essere capiti. Ha dei segreti? Quelli che hanno quasi tutti gli uomini, ma nulla più. In fondo condivido con gli altri tutto quello che sono. Per cui il segreto non no mi serve. È una persona felice, fisico? Ho tanti desideri ancora nel cassetto. La felicità è un fenomeno ancora marginale per me. E poi per rendermi felice ci vuole molto poco, ma molto poco. Davvero. Lo scopo della sua vita qual è? Il, 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 il fine ultimo. Il fine ultimo? Rendere grazie a Dio che mi ha dato la possibilità di fare quello che ho desiderato. Ed è la cosa più bella che mi poteva dare. Noi crediamo di essere soli in questo mondo. Io invece sono sempre più convinto che la passione più grande non è la, un atto di fede, ma sentirsi accompagnati da qualcosa di, di una dimensione straordinaria, che ci fa capire che non siamo soli. Ed è per questo per essere tali siamo ben accompagnati e io credo di esserlo c'è stato un momento in cui voleva mollare tutto che cosa esattamente è successo quel giorno ma l'essere frainteso spesso e volentieri eh, cerca di demordere il mio spirito il mio antagonismo ma eh, poi prevalgono tante altre cose che sono più forti, più forti, quindi non sarà certo un uh, non mi sento fort più forte di qualcuno, è l'amore che ho dentro che mi fa arricchire di una forza straordinaria e mi fa andare avanti ogni giorno. Se le dico meglio un uovo oggi che una gallina domani. Sono parole di repertorio, non mi dicono niente. Lei cosa preferisce, cosa preferisce? Un nuovo oggi o una gallina domani? Uh, no, no, non faccio queste misurazioni. Nessuno è profeta in patria? Uh, anche questa. In una scala da 1 a 10, quanto ha dato lei a questa città? In termini di impegno, in termini insomma di in tutto quello che abbiamo parlato prima? Ma io credo di avere, credo di avere un, un, un debito con la mia città, che mi ha accolto quando è stato il momento di accogliermi e adesso non faccio altro che restituire. Ma nel donarmi non è che faccio inframezzo o suddivido particolare, particolareggio, faccio in modo che non, non, non guardo, non ho un contachilometri per essere tale, lo faccio finché ne avrò voglia e desiderio di farlo, per cui eh, sono soddisfatto così. Perché i suoi concittadini dovrebbero aiutarla in questa sua avventura? Perché è un bene comune, aiutare il prossimo è un bene comune, quindi io credo che sia un dovere al di là dell'aspetto della fede che uno può sentire o meno, al di là del modo di essere interprete della propria vita, perché non ci si ferma solo alla famiglia, ma ci si guarda anche attorno di quello che succede, perché la tua generosità, il tuo modo di essere compatibile e pertinente agli eventi che ti circondano, ed essere consapevole di quanto sta succedendo e che quindi devi prendere atto e quindi farne parte di quella cosa. Non basta tirare dritto oppure con discrezione allontanarsi dal problema. Certe volte bisogna prendere atto e andare avanti fino in fondo quando serve, a mio giudizio. Io ho fatto la mia parte quando è stato il momento, oggi sono in pensione e posso dedicare maggiormente con tutto quello che mi è stato utile nella mia esperienza l'ho messa a disposizione di questa associazione. Mi racconti la sua giornata tipo. E Sì. roba Sì, metto qua sopra, grazie. Sul tavolo, sul tavolo, sì. Così. Pegis, Ah no. Pegis, No. Pegis. Camisa. Tutto bene. Grazie Giovincci. Ti voglio bene. E Fisio, mi racconti la sua giornata tipo? Quando è qua alla selezione. Sì, la prima, prima mattina si va a correre innanzitutto. Si va a correre perché serve a liberare la mente di pensieri ostili, inutili e forse anche patetici. E il resto della, della mattinata poi si parte a fare il giro dei bar. Eventualmente. Cosa raccoglie nei bar? Nei bar... Eh, eh, focacce farcite, dolcetti, pizzette, paste, qualche ristorante eh, disavanzo della sera. Prima vediamo se è fattibile per essere accettato all'ora di pranzo. E quindi lo teniamo da parte e lo conserviamo debitamente o al fresco oppure ben confezionato in maniera che possa arrivare nella tavola di questi signori in maniera consona e. Adeguata. Qui selezionate tutto il cibo che entra? Assolutamente, viene tutto controllato, ci sono delle persone qualificate a farlo con una ricchezza di, di non indifferente. Ricchezza sto parlando di esperienza, per cui sono in grado di distinguere quello che è buono e quello che non è buono e quindi. Niente, viene confezionato e messo alla distribuzione a secondo della tipologia di quante persone sono in famiglia, se ci sono più adulti o più bambini, quindi diversifichiamo la tipologia del, delle pietanze da poterli riservare. È, è ovvio che se ci sono più bambini si mette più latte oppure se ci mettono delle pietanze eh, che sono di un certo tipo in maniera che cerchiamo di soddisfare. Quel tipo di famiglia, se ci sono solo adulti pensiamo di, di farli in un certo modo, mentre ci sono più bambini pensiamo in maniera che diversa Che cosa mettete nei pacchi? Ma nei, nei pacchi iniziamo dal, dal pane, la verdura, la frutta, la carne, il pesce, dolcetti, pizzette. E in più eh, quando eh, siamo fortunati abbiamo la pasta, il, il latte. Eh, caffè, zucchero e quindi quello che riusciamo a raccogliere è quello che i nostri donatori con la loro generosità riescono a procurarci. Avete solo donatori diciamo sposto locali o anche gente che vi aiuta fuori dalla... cioè che non siano Algheresi? No, la maggior parte sono quasi tutti Algheresi. Sì, ecco perché dico che l'Algherese è abbastanza generoso, però vuole vedere chiaro, è anche giusto così, vuole vedere chiaro, a volte è un po', non dico scettico, poi invece diventa dinamico, perché nel senso che si rende conto che veramente c'è ragione in essere di quello che si sta verificando intorno a loro, allora si rende partecipe fattivo anche. Qui dunque non aiutate solo le persone, cioè non date solo da mangiare alle persone, ma cercate in qualche modo di eh, farle venire fuori dall'imbuto, dargli una, eh sì. una allora, possibilità, sì, una, una, certo. un incoraggiamento. In che modo? Certo, in che modo? Allora, al di là delle, delle richieste tipiche che possono essere utili immediatamente alla persona, però c'è un aspetto un po' sociologico. Se vogliamo usare il tema, ma viene soltanto identificato da un'esperienza personale di vita quotidiana vissuta in giro per gli aeroporti di tutta Europa e, e quindi da questo viene l'opportunità di capire le loro vere esigenze. Quindi può succedere al di là dell'aspetto familiare, quindi. Procurare un indirizzo dove è meglio dedicare le proprie attenzioni piuttosto che eh, oppure spronarlo per fare determinate cose perché magari ha difficoltà oppure disagio, proprio nel vero senso della parola. E quindi devi prima tirarlo fuori da questo problema, intanto gli riempi la pancia, punto primo. Gli dà una serietà, gli si fa una busta d'ingresso, la si colma di, di quanto di meglio, di più è possibile, in maniera che. Intanto la sua dispensa di qualche cosa si deve vedere, e poi da lì si inizia un rapporto, un feeling tra noi e queste persone. E quindi di volta in volta cerchiamo di apprendere quanto di meglio può essergli utile. Eh? Ok, per cui oltre agli indumenti, qua procuriamo anche mobili, a qualcuno ne abbiamo procurato l'auto. A qualcuno la bombola, a qualcuno le cose, perché adesso sta diventando un modo, infatti, io dovrei dire sempre: anzi, lo dico tutte le volte che finisco una certa situazione. Dovremmo occuparci soltanto di pacchi alimentari, invece ci occupiamo delle malattie dei bambini che ci hanno dentro casa. perché Anche con i medicinali? Distribuite anche i medicinali? No, medicinali su richiesta attraverso una ricetta medica eventualmente se qualche volta ti chiamano la notte per una questione particolare oppure c'è una situazione familiare che non riescono a venire fuori che so un bambino che si trova un certo disagio quello che non, non, non riesce a crescere per motivi di, di eh, c'ha il rachitismo e c'ha queste cose so, tutto questo e, e a volte troviamo delle famigliole che sono un po' con toni bassi non è che non si preoccupano abbastanza forse sono stanchi di bussare a delle porte e non essere aperti. E allora proviamo noi, ma non perché noi siamo più bravi degli altri. Proviamo non dove le porte dove sono state bussate, proviamo in un'altra maniera per far sì che questo uh, problema venga risolto e nel frattempo li accompagniamo in tutte le loro esigenze. Giornalmente e... quanti pacchi alimentari distribuite? Eh, sono circa 70 pacchi, abbiamo già, sta, abbiamo già stabilizzato questa quota perché siamo arrivati anche a 140 Poi per tante buone ragioni e intercettazioni siamo abbiamo ridotto questo servizio grazie a una richiesta lise Grazie a una comprensione da parte di chi veniva e non aveva non diritto, necessità Non aveva facoltà eh, non come scoprite quando una persona che non ha effettivamente bisogno di venire qua a prendere un pacco alimentare come, come lo scoprite? Eh, molti sono molto accorti a nascondere questo però uh, la, Alghero non è una città molto grande e spesso uh, viene a scoprire delle cose ma mi sembra anche brutto dirlo che una persona ne voglia approfittare di prendere un pacco alimentare e toglierlo di bocca a chi magari ne avrebbe bisogno. E quindi sta diventando sempre più difficile che queste persone approdino da noi. Cosa direbbe a un suo concittadino per convincerlo a darle una mano? Ma viene e passa un giorno, una settimana con noi. Per capire lo spirito che intanto legge all'interno di questo gruppo e poi cercare di capire di leggere attraverso le persone, attraverso lo sguardo delle persone che vengono a servirsi presso di noi, per cercare di capire un po' se stessi quello che a casa sua può essere utile o meno, le difficoltà che affrontano ogni giorno le persone comuni e quelle invece che nutrono veramente un grosso disagio a mettere un piatto dopo l'altro. Se la sente di ricordare e di raccontarmi con i particolari il caso più disperato che avete avuto, quello proprio più più toccante, più che vi ha fatto più male. Ce ne sono, non dico quasi ogni giorno, io li accompagno tutti i giorni e anche se le, la loro semplicità viene accompagnata dal loro livello di difficoltà, perché anche se vengono qua e c'è l'abbraccio, la, la, la stretta di mano, la cosa, io conosco il loro, il loro stato d'animo, la loro difficoltà quotidiana. Ma per dirla, a volte mi viene in mente di, di, di fare, come si usa a dire, usare un termine che vengono usati da altri una visita pastorale. Mi piace andare a casa delle persone e cercare di capire in che modo posso essergli utile e quanto posso essere utile io per quello di cui loro hanno bisogno. E da lì a volte vado anche a pranzo da queste persone qua, per capire veramente fin dove arriva il loro disagio. E poi interfacciarmi con loro diventa per me una ricchezza di esperienza che mi permette di capire fino a che punto posso eh, arrivare con loro. È bello, capire fino in fondo. Ma sto stupendo un pochettino. No, 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 stiamo, stiamo parlando, ragionando e speriamo che queste cose siano utili soprattutto. A lei e alla sua associazione, ma anche alle tante persone che sì. magari vorrebbero dare una mano, ma non sanno come fare, no? magari non trovano ma, eh, sbocco qui, nella loro qui gli diamo eh, una mano. generosità. Gli diamo la mano, non un mano, una stretta di, di uh, accomiatamento, no, lo accompagniamo nel sentiero delle difficoltà altrui. Siccome. Giornalmente ci si presentano questi problemi, al di là della richiesta della bombola, al di là di, un, di, una, di cambiare o di avere a disposizione una cucina che funzioni, che non ci siano i topi che ci balano dentro, come mi è successo altre volte. Io mi sto occupando anche di... Sono trovato questi casi? Sì, ho trovato questi casi. Ci stiamo interfacciando anche con un gruppo di detenuti con la libertà che hanno a disposizione, cerchiamo di aprirgli un varco in questa situazione, però le difficoltà non sono poche. Perché? Perché le persone che escono dal carcere spesso non hanno un posto dove stare, o meglio, ce l'hanno ma non hanno una sussistenza e quindi eh, si devono procurare tutto il resto quindi dovrebbero avere un lavoro, questo lavoro non ce l'hanno. Quindi eh, attraverso il Tribunale eh, facciamo richiesta di prenderli presso di noi nei giorni convenuti e si mettono a disposizione per un certo numero di ore e noi li impieghiamo nelle attività più comuni della nostra associazione, però al di là di tutto hanno bisogno anche... Di carburante per esempio come è venuto oggi un signore che aveva bisogno del carburante per il suo gruppo elettrogeno perché vive in una roulotte in campagna per cui ha bisogno di, di fare ah, almeno le cose essenziali al di là di quello che possiamo dargli noi che è cibo eh, indumenti un mobile un, un accessorio per la cucina un phone faccio per dire no però eh, ci, vuole, ci vuole tutto ma soprattutto la capacità di essere abbastanza forte per eh, sopperire a tutte queste qualità di esigenze che sono sempre una diversa dall'altra. Quanti collaboratori ha qua? Eh, 10, 13 circa, aggiungiamo anche questi due o tre detenuti, quindi sono 14. Siete aperti tutti i giorni? Tutti i giorni siamo aperti a ricevere. Io prechiudo la sede perché a volte spesso sono da solo qui a, a ricevere il materiale così andare a raccogliere. E il resto dei volontari ci sono nei giorni prefissati dalla turnazione quindi martedì, giovedì e sabato, dalle 10 alle 14.30. Alle 13.30 si apre la distribuzione fino alle 14.30. Ha mai goduto di contributi regionali, comunali, statali? Eh, mi è capitato in due occasioni, e quindi nel, eh, nel 2013 e nel 2014, adesso stiamo aspettando che per il 2015 se qualcosa avviene, ma è una, sarebbe, qualora questo avvenisse, per il 2016, poiché abbiamo una ragione che è, la più, è lo scoglio più arduo da superare ogni mese, che è quello dell'affitto. Quanto allora paga di affitto? Qua. Qui pago 750 euro al mese è peggio la luce, c'è l'acqua, ma di luce pago 130-140 ogni due mesi perché qui abbiamo il due frighe a pozzetto che ci permettono di, eh, di raccogliere derrate di tipo congelato in maniera che possiamo ridistribuirle noi l'indomani. Diciamo che avete una spesa fissa tra fitto, luce eh, di circa 12.000 euro l'anno. Beh, no, è molto di più. È di più. Molto, eh, sì, perché? Consideriamo che qui eh, allora, il carburante mi serve per andare in giro per la città. Io ho due mezzi di locomozione, allora uno de, che so devo andare a Sassa a prendere il pane ogni, ogni due giorni e quindi ci serve il carburante per e anche per girare in città. Ho bisogno del secondo mezzo perché abbiamo orari diversi di eh, chiusura dei, dei negozi, dei supermercati e quant'altro e quindi dobbiamo diversificare le... Eh, le richieste di raccolta e se vogliamo raccogliere quanto è, è più è possibile servire, perché qui non è mai abbastanza quello che riceviamo, perché in una famiglia ci vuole tutto, per cui qualunque cosa noi riusciamo a raccogliere, dal pesce alla carne, alla cosa, quindi tutto quello che può essere utile noi lo riversiamo direttamente, immediatamente. Quanto costa l'anno questa associazione? Ma eh, quest'anno abbiamo totalizzato circa 20.000 euro. Di costo complessivo costo fisso per tenerli in beh per il momento quest'anno sì quest'anno sì perché eh, l'anno scorso abbiamo, abbiamo lavorato un po' di meno ma consideri che ci sono anche le eh, ci sono le, le spese anche non solo del carburante ma anche delle manutenzioni delle macchine quindi il, il bollo l'assicurazione e eh, e le manutenzioni ordinaria.